sai sul Malmö? Non molto, ma avremo tempo comunque in questi 2 giorni per studiarli, per vedere le loro caratteristiche, ma al di là di questo basta sapere che si sono qualificati al girone di Champions e quindi sono al girone in questa competizione, sono una squadra sicuramente da tenere d'occhio. L'abbiamo vissuto sulla nostra pelle negli scorsi anni con squadre che non dovevano essere così pericolose e alla fine ci hanno portato a uscire dal girone, quindi ci sarà, oltre ad avere rispetto del Malmo, bisogna essere molto concentrati. Che pensi sul nostro girone? Come ho detto prima, ci danno sicuramente tra le prime due per passare il turno, ma ormai non dobbiamo più fidarci di questo. Abbiamo avuto in questi anni delle esperienze, questa squadra è sicuramente cresciuta e quest'anno bisogna iniziare bene per arrivare più avanti possibile. Torniamo a Camponianto, debutto in casa vincente, dunque non potevate aspettare un battesimo migliore, anche un tuo bel gol, quindi per te doppia soddisfazione. Sì, ma la doppia soddisfazione perché sono le prime due partite e sono arrivate 2 vittorie, questa è la cosa più importante, iniziare così è sempre di buon auspicio e dà sempre grande convinzione nei propri mezzi. Ora, come ho detto, abbiamo 48 ore per preparare bene la prima partita di Champions dove vogliamo cambiare sicuramente. L'anno scorso con squadre minori si pensava di passare, invece abbiamo fatto le figure sicuramente non belle, quindi dovremmo stare attenti. Claudio, come ti trovi in quel ruolo? Mi sembra che stai ricoprendo benissimo, sembra che sempre la stessa Juve, oggi che parli di Champions dico che l'Atletico ha vinto a casa del Real. Lo so perché è normale che si sappia ormai, però non è una novità ormai questo ruolo. L'ho ricoperto l'anno scorso con Conte, lo sto ricoprendo quest'anno con la mancanza di Andrea e mi trovo bene sicuramente, quindi quando il mister ha bisogno di me in quella posizione ci sono sempre, poi sa che posso fare l'interno, posso fare altri ruoli, però al di là di questo è importante la squadra come sta rispondendo a un allenatore nuovo, al suo staff nuovo che si è integrato benissimo non solo con noi ma come si è visto stasera anche con lo stadio e quindi questo è molto importante per il futuro della nostra stagione. Da Conte ad Allegri qualcosa è cambiato anche per te, hai cambiato qualcosa? Quello che è cambiato per me è come i miei compagni, non è una cosa sicuramente personale, sono persone diverse caratterialmente come idee di gioco, al di là che abbiamo mantenuto lo stesso modulo, però ci chiede sicuramente cose diverse e pian piano col tempo credo che riusciremo a farle sempre meglio. Claudio, sulla mancanza di Arturo Vidal, oggi è stato al suo posto Pereira, come è stata, diciamo, come l'hai visto tu? Bene, ma su questo devo dire che la società negli anni è sempre riuscita a portare giocatori che poi si sono integrati molto bene e hanno fatto molto bene. Pereira è un giocatore importante che ha delle qualità che saranno sicuramente utili durante l'anno, stasera ha recuperato il ruolo di Arturo direi molto bene e quindi anche lui speriamo che continui così. Ok? Grazie.